Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Il nostro operatore, in questo caso Vittorio Rossi, ci inquadra mentre siamo all'interno di Palazzo del Pegaso in via Cavour 4 a Firenze per l'ultima seduta del Consiglio regionale della Toscana prima della pausa estiva. Anche oggi, come sempre, molti gli argomenti trattati, però ne abbiamo selezionati due per voi, dunque andiamo a vedere nel sommario di apertura della nostra rubrica. La Commissione istituzionale sulle aree interne ha fatto il punto delle ultime attività, un lavoro intenso per portare risultati e risorse alla montagna e a tutti quei territori più marginali, così da renderli sempre più indipendenti e vivaci, cercando di fermare in qualche modo lo spopolamento. Una battaglia che in Regione stiamo portando avanti fin dall'inizio del nostro mandato, perché tutta la zona della Toscana centro-sud era rimasta esclusa nella prima programmazione nazionale 2014-2017 dall'inserimento all'interno della strategia nazionale aree interne. Cosa significa? Che questi territori adesso avranno un tesoretto di risorse da spendere su progetti per la crescita economica e sociale dei rispettivi territori sulla base di priorità che non vengono imposte dall'alto, ma che nascono dalle esigenze che le comunità locali ritengono rilevanti per il mantenimento dei servizi e per la creazione appunto di crescita economica e più in generale per la coesione sociale. Sono circa 8 milioni per area, sia da parte statale che regionale, e più c'è la possibilità adesso per questi territori di poter concorrere sulla programmazione dei fondi europei in capo alla regione a circa potenzialmente 100 milioni di euro, quindi sono risorse davvero molto importanti. Infatti i comuni ce l'hanno chiesto con forza di essere all'interno di questa strategia nazionale e il governo ha recepito la nostra proposta. Sì, le risorse effettivamente sono tante, non sono mai state tante per le zone montane. Finalmente anche lo Stato ha capito l'importanza della montagna, perché l'Italia ne ha tanta, in particolare la Toscana oltre il 50%, quindi bisogna fare qualcosa, perché se la montagna sta bene anche la città, nel senso che i boschi puliti non bruciano, i boschi puliti non franano, quindi giusto avere tutte queste risorse. Queste risorse andranno ovviamente a bando, verranno in primis le unioni dei comuni, però anche i singoli comuni montani potranno partecipare. Quello che noi chiediamo è che ci sia la formazione per la progettazione, perché la maggior parte dei comuni non è in grado di fare i bandi nel modo giusto. Quindi un sostegno alla progettazione e alla semplificazione. Un'altra cosa che mi è piaciuta, che ha detto l'assessore Saccardi e che io avevo presentato in un ordine del giorno qualche tempo fa, è quella di dare un contributo, come fanno in Emilia Romagna, alle coppie che decidono di stabilirsi in un comune montano. Si parla di circa 30.000 euro, che potrebbe significare un nuovo popolamento e quindi ridurre lo spopolamento che fa male a tutti. Sì, politicamente devo dire è positiva, perché essendo una commissione istituzionale, è un po' diversa dalle altre e quindi si trattano temi specifici sui quali si cerca sempre di trovare una proposta condivisa. Siamo tutti persone che abbiamo a cuore i piccoli comuni, la montagna, e quindi cerchiamo di capire le esigenze dei territori per poterle aiutare. Oggi abbiamo in consiglio una proposta sui comuni sorgivi, li abbiamo auditi tutti quei comuni che hanno le sorgenti di acqua e che hanno però anche tanti vincoli per questo motivo, e quindi cerchiamo con la nostra proposta di far sì che il governo dia loro una compensazione, così come fanno per i comuni in cui ha sede una discarica oppure un termovalorizzatore.
L'ultima seduta del Consiglio regionale prima della pausa estiva è stata l'occasione per verificare con i gruppi politici che compongono il Parlamentino della Toscana quali saranno le priorità del Consiglio stesso e della Regione alla ripresa dei lavori a settembre. Settembre storicamente è il mese del rientro al lavoro, del rientro a scuola, quindi assolutamente priorità a questi due mondi, al mondo del lavoro e al mondo della scuola e a ciò che fa da collante tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro, ovvero il trasporto pubblico locale, che è tema regionale, che è un tema tosto, perché è un tema difficile. La gara, famosa gara che ha visto iniziare il lavoro di Autolinee Toscane, sta portando una sequela di disastri nella nostra regione, sia da un punto di vista di chi in Autolinee Toscane lavora, sia da un punto di vista di chi con Autolinee Toscana vive, quindi gli utenti, coloro che ne fanno utilizzo. Sperando di poterci concentrare sulla scuola, sul lavoro e sul trasporto pubblico locale e non nuovamente sulla sanità, o meglio, ci si possa concentrare soltanto sulla sanità ordinaria e non su una nuova emergenza da coronavirus. Ma a settembre il Consiglio regionale dobbiamo avere il coraggio di affrontare la programmazione dei prossimi anni, nel prossimo piano regionale di sviluppo dobbiamo definire le linee strategiche, dobbiamo assegnare ai territori le compensazioni di quelle risorse che il PNRR non ne avranno beneficiato del PNRR, su questo affrontare un DEF e trovare delle misure in grado di dare una risposta importante in termini finanziari alla crisi, all'inflazione, alla questione di carattere energetico, al piano dei rifiuti, fare della nostra regione una regione che abbia coraggio di fare sviluppo ma di credere nella sostenibilità, ma dare queste grandi risposte, da una parte quella energetica, da una parte dare una risposta sociale alle famiglie che sicuramente troveranno a vivere una fase molto complessa e soprattutto accelerare sugli investimenti in termini infrastrutturali. Quindi insomma io credo che a quel punto saranno trascorsi 2 anni di questa legislatura e ci sarà da cambiare marcia per arrivare a fare, diciamo, nei prossimi 3 tutto quello che ci siamo detti di voler fare in questo mandato. Intanto dobbiamo stare attenti a cosa succederà sul trasporto pubblico locale, perché dobbiamo garantire ai nostri ragazzi di poter usufruire del trasporto pubblico per andare a scuola. Siccome abbiamo notizie poco certe sulla garanzia del servizio, io credo che questo sia un tema fondamentale da affrontare quest'estate. Altro tema ovviamente sono le liste d'attesa alla sanità, che è in sofferenza ormai non da oggi ma da tanto troppo tempo. È ovvio ed evidente che ci rimane aperto il gap delle infrastrutture e i fondi che arriveranno a livello europeo. Noi abbiamo ben chiaro che i soldi stanno per arrivare, tra l'altro come sappiamo sono fondi che poi dovremmo restituire all'Europa e dobbiamo monitorare che non scappino, che non vengano gestiti male. Quindi le partite aperte sono tante e non è neanche giusto andare in ferie in un momento così caldo. Io penso che il contributo di tutti sia fondamentale. Certo è che purtroppo il PD Regione Toscana il contributo dell'opposizione, del centrodestra e anche della Lega lo accoglie malvolentieri, quando invece dovremmo essere qui tutti quanti per il bene dei cittadini. Dovremo sicuramente innanzitutto rivedere ancora una volta la sanità e come procede la messa sui binari di quelli che sono stati le derivazioni degli stati generali della sanità, perché secondo noi la sanità territoriale ancora continua a essere una cenerentola e questo con tutte le conseguenze per le persone affette da patologie croniche o che comunque si hanno bisogno di un'assistenza che vada fuori il momento acuto in cui si è ricoverati. Detto questo, anche gli ospedali sono in gravi criticità. Pensare che ad oggi è stato consigliato di portarsi ventilatori da casa in alcuni reparti perché non si riesce neanche a supplire alle criticità del caldo, fa pensare non a un'eccellenza sanitaria come la Toscana spesso si vanta di essere. L'altro punto che va sicuramente analizzato sono le comunità energetiche. Noi abbiamo presentato una proposta di legge completa e che ha già superato, diciamo, dei primi passaggi per quanto riguarda la coerenza e gli obiettivi. Ecco, quello credo che sia una cosa che debba essere immediatamente messa in pista, per la quale non accetteremo delle pause, e la scuola, che anch'essa rischia di essere una cenerentola. Dobbiamo garantire un ritorno sicuro e tranquillo ai nostri ragazzi nelle scuole. Conferenza stampa in Consiglio regionale per presentare i risultati del bando Rigenerazione Toscana, un'iniziativa del Consiglio regionale rivolta a progetti dedicati ai più giovani.
Il bando, lanciato la scorsa primavera con risorse del bilancio del Consiglio stesso, ha finanziato ben 193 comuni con oltre 2 milioni di euro complessivi. Noi oggi presentiamo i risultati di, penso, il bando più riuscito del Consiglio regionale. Noi abbiamo stanziato all'inizio quasi 2 milioni di euro per sostenere progetti legati ai giovani, cioè a chi aveva sofferto di più durante la pandemia. Avevamo fatto intorno a 4 linee di intervento ed erano rigenerazioni differenti: rigenerazione sociale, la street art, aggregazione giovanile, i parchi gioco inclusivi, insomma. Quasi 200 comuni della Toscana hanno risposto con progetti molto belli e noi li finanziamo tutti. Abbiamo fatto una variazione di bilancio che aumenta queste risorse a 2 milioni e 300 mila euro circa, in modo tale da finanziare tutti i progetti e da dare risposte a tutti quei territori della Toscana che ce lo chiedono. Io sono orgoglioso di questo lavoro che abbiamo fatto insieme a tutto l'ufficio di Presidenza e mi auguro di vedere questi luoghi vivi e attivi, perché lì c'è un pezzo di Toscana che riparte e credo che, insomma, per noi è stato uno sforzo importante, cioè abbiamo deciso, anche utilizzando la riduzione dei costi della politica, gli avanzi, di destinarli ad progetti specifici. Era anche un rischio, potevano non rispondere nessun comune. In realtà le richieste sono state molto superiori a quelle che immaginavamo. Quindi un grazie ai sindaci, un grazie alle amministrazioni e speriamo che per i ragazzi possano essere davvero un momento di ripartenza. Partiamo dal ricordare come questo bando sia stato voluto da tutti i componenti dell'ufficio di Presidenza, ognuno portando il proprio contributo, con una propria idea, con un proprio progetto. Il successo sta proprio in questa condivisione che abbiamo dimostrato sul progetto di rigenerazione toscana. Investire, credere nei giovani, specialmente in questo momento così delicato della storia toscana, è un segnale importante. Noi ci abbiamo veramente creduto, abbiamo fatto sì che le amministrazioni comunali fossero adeguatamente messe a conoscenza su progetti in cui abbiamo investito il nostro tempo, le nostre capacità, e abbiamo la soddisfazione oggi di vedere questo bando avere portato circa 2 milioni e 200 mila euro nei territori per iniziative concrete. Sono stati presentati i risultati del percorso di collaborazione tra l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e il Consiglio Regionale, tra cui ricordiamo il protocollo d'intesa per lo svolgimento di attività e iniziative di partecipazione studentesca, cittadinanza attiva e percorsi per lo sviluppo di competenze trasversali. Oggi presentiamo una serie di progetti che sono estremamente interessanti per i nostri giovani, per i nostri ragazzi, perché riguardano tutti gli ambiti della formazione, perché passiamo, collegandoci anche a quello che poi è il PNRR, perché passiamo dal digitale alle competenze di cittadinanza e quindi ci muoviamo attraverso una serie di progetti che riusciamo a realizzare grazie all'attenzione e al contributo intelligente del Consiglio regionale per la Toscana, che ha colto questa necessità e l'ha messa a disposizione della scuola. Quindi noi ci troviamo veramente a presentare dei progetti sulla didattica digitale, a presentare dei progetti sulla partecipazione attiva alle istituzioni da parte dei nostri giovani, alla consapevolezza dei giovani per le attività di partecipazione alla vita della scuola, in proiezione della vita poi sociale che dovranno sviluppare e che sviluppano parallelamente. Si parla di giovani soprattutto, è stata una scelta che ha segnato questa legislatura, quella di dare il sostegno ad iniziative che riguardano le nuove generazioni. In questo caso presentiamo un progetto bello, importante, innovativo, costruito insieme all'Ufficio Scolastico Regionale. Ringrazio il dottor Pellecchi e il dottor Curtolo per un lavoro importante che è stato messo in atto. 6 progetti che pongono i giovani al centro. Ho voluto con forza
forza riaprire le porte del Consiglio regionale alle ragazze e ragazzi più giovani delle nostre scuole per cercare di raccontare come si predispone una legge, quali sono gli atti normativi su cui lavoriamo, il valore e il simbolo del Pegaso, portare le costituzioni nelle scuole, lavorare sulla costruzione di un nuovo paradigma con cui i ragazzi possano affrontare l'ingresso nella società civile. Regione Toscana, il Consiglio regionale.